del nostro paese. Il 7 aprile del 1144, alla nascita di Cristo, io, nel nome di Dio, Bonifacio, figlio di Enrico, detto di Caidate, milanese, dono e offro, come è contenuto in questo documento di donazione, di offerta e di promessa. Confermo tutte le cose dentro il territorio di San Pietro, di Donato Centino, che io una volta comprai in questo medesimo luogo, da oggi e da quest'ora divengano di diritto e di proprietà della stessa Chiesa di San Pietro. Il sacerdote parroco della stessa Chiesa di San Pietro, con i suoi successori, può usare come vuole tutte queste cose per l'utilità di detta Chiesa, come veri proprietari, a salvezza della mia anima. Con questa carta io, Bonifacio, affermo e prometto per me e per i miei successori che questa è la mia volontà e non si deve cambiare. Così ha decretato la mia volontà. Quest'atto l'ho firmato in Milano e divenne il primo documento che noi possediamo. Quindi è qui il cuore del nostro paese. È qui che noi ci sentiamo appunto di venire per essere più vicini a questo sentimento di sacralità che circonda questa Chiesa, per essere più vicini anche tra noi, mettere da parte tante cose e valorizzare tante altre, delle quali spesso, troppo spesso, ci dimentichiamo. Io mi ricordo che quando ero piccola il rosario si diceva tutte le mani, tutte le sere. I bambini piccoli si affrontavano gli altri, per i mezzani, cercavano di andare dietro un latino che non capivano e scoppiavano, del resto lo scoppiavano anche i congiunti. Le persone stupite erano poche, ma non si andava a dormire se non si era detto il rosario. Il rosario era un legame di fuoco per le persone e lo è stato tantissimo. Noi adesso guardiamo la televisione e nemmeno insieme, perché ognuno guarda la sua. Chi non guarda la televisione guarda anche se. Allora io dico che questa ricchezza un po' attenta alla gratuità è importante. Vi dico che io ricordo proprio questo, di aver ricevuto e aver ascoltato il produttore il nome del rosario. Vedoci poco, chiedendo a mia madre, che siccome faceva la maestra di greve, aveva questa abitudine a spiegare tutto il mondo. Un po' meno con sua figlia, con gli altri, ma anche io ho fatto così probabilmente. E quando le chiedevo, lei mi spiegava il significato di queste parole. E forse ero piccola, capivo quanto era importante il legame, quanto contava quello che si trovava. Un momento in cui ci si ritrova insieme. Se noi potessimo ritrovarlo anche oggi, credo che ne avremmo tanto in cambio. Sia che siamo o non credenti, un momento particolare in cui ci si ritrova insieme per qualche cosa che va oltre, qualcosa che non si può vedere, non si può toccare, ma del quale non possiamo fare a meno. Senza di questo non ci è possibile affrontare la vita. Voglio concludere dicendo soltanto due parole su quello che è il rosario.